Inaugurata la 10ª edizione di Artissima, arte della manipolazione. L'evento ideato e realizzato dall'eclettica artista Silvia Tolomeo. Tanta l'affluenza di pubblico e tanti gli artisti intervenuti. L'arte a 360 gradi, intesa come motivo di scambio culturale, dialogo e divertimento. La serata è stata presentata da Vittorio Cassinesi. Ottimo lo spettacolo acustico del musicista Nicola Ceralacca Landricina e del chitarrista Andrew Swan. Artissima e tutti gli artisti vi aspettano sino al 28 dicembre in via Santa Maria 38 in pieno centro a Trani, con tantissime novità. Ingresso libero. Ai nostri microfoni Silvia Tolomeo. Grande affluenza di pubblico, grandi emozioni, persone stupende, musica meravigliosa. Vi aspettiamo tutto il mese di dicembre. L'appuntamento è fino al 28 di dicembre in via Santa Maria a Trani, in pieno centro, un posto splendido anche perché è suddiviso in due piani e quindi si può ammirare diverse opere e soprattutto anche delle installazioni. Gli artisti esponenti sono tutti ad alto livello, non per sminuire altri, però sono tutti artisti che vale la pena visionare. Le loro opere veramente sono suggestive e sono tutte in ottemperanza per il Natale. In questo tipo di manifestazione non abbiamo solamente l'arte pittorica, ma anche manufatti, come ho sempre ribadito, è arte a 360 gradi. Il prossimo è Rosa Scarlatto, che è una manifestazione tutta al femminile, dedicata alla donna, di cui si esplica soprattutto, oltre che all'arte, tutto ciò che può avere a che fare con la donna, e ogni volta cambia la tipologia e l'argomento. Infatti a rappresentare sul brochure manifesti è una pin-up che cambia di conseguenza all'argomento trattato. Proiettandoci per il prossimo anno, appuntamento comunque a questa 10ª edizione di Artissima fino al 28 di dicembre a Trani, in pieno centro, in via Santa Maria. Grazie Silvio Tolomeo, naturalmente un saluto agli ascoltatori di Canale 93 e tutti i lettori di Infonews, la città di Trani in diretta. Vi aspettiamo numerosi. Inaugurata la 10ª edizione di Artissima, arte della manipolazione. L'evento ideato e realizzato dall'eclettica artista Silvia Tolomeo. Tanta l'affluenza di pubblico e tanti gli artisti intervenuti. L'arte a 360 gradi, intesa come motivo di scambio culturale, dialogo e divertimento. La serata è stata presentata da Vittorio Cassinesi. Ottimo lo spettacolo acustico del musicista Nicola Ceralacca Landricina e del chitarrista Andrew Swan. Artissima e tutti gli artisti vi aspettano sino al 28 dicembre in via Santa Maria 38 in pieno centro a Trani, con tantissime novità. Ingresso libero. Ai nostri microfoni Silvia Tolomeo. Grande affluenza di pubblico, grandi emozioni, persone stupende, musica meravigliosa. Vi aspettiamo tutto il mese di dicembre. L'appuntamento è fino al 28 di dicembre in via Santa Maria a Trani, in pieno centro, un posto splendido anche perché è suddiviso in due piani e quindi si può ammirare diverse opere e soprattutto anche delle installazioni. Gli artisti esponenti sono tutti ad alto livello, non per sminuire altri, però sono tutti artisti che vale la pena visionare. Le loro opere veramente sono suggestive e sono tutte in ottemperanza per il Natale. In questo tipo di manifestazione non abbiamo solamente l'arte pittorica, ma anche manufatti, come ho sempre ribadito, è arte a 360 gradi. Il prossimo è Rosa Scarlatto, che è una manifestazione tutta al femminile, dedicata alla donna, di cui si esplica soprattutto, oltre che all'arte, tutto ciò che può avere a che fare con la donna, e ogni volta cambia la tipologia e l'argomento. Infatti a rappresentare sul brochure manifesti è una pin-up che cambia di conseguenza all'argomento trattato. Proiettandoci per il prossimo anno, appuntamento comunque a questa 10ª edizione di Artissima fino al 28 di dicembre a Trani, in pieno centro, in via Santa Maria. Grazie Silvio Tolomeo, naturalmente un saluto agli ascoltatori di Canale 93 e tutti i lettori di Infonews, la città di Trani in diretta. Vi aspettiamo numerosi.